Welcome to Mark on Motoring. Today we're going to have a look at the Fiat 500S Twin Air 105. Now, first of all, apologies for the audio quality. The external microphone I bought worked perfectly well at home. As soon as I get out here and set up today, nothing. So I've spent the past half hour messing around trying to get it to work, but with no joy. So what we'll do is I'm going to take you off the tripod. We'll have a good look around the outside of the car, and I'll probably overdub that a bit later on at home. Then we'll have a look inside the car. The Nuvo, or New 500 as it was known, was released in 1957, a whole 2 years before the Mini. It had a two-cylinder engine at the back of the car driving the rear wheels. The new cars, as we know them now, or does that make it Nuvo, have typically had four-cylinder engines, aside from the Twin Air, which harks back to the original with a two-cylinder engine. This being the S-trim, not to be confused with the Sport that went before, has different bumpers, different wheels. These small side skirts, although not as tall as the Abarth ones, and a small boot spoiler at the back as well. Boot space isn't too bad in the 500 for a small car, and this one even has a space saver wheel. Just be warned, a lot of the newer Series 4 cars don't have that. That's the facelift models. With those, like many cars, you'll get a compressor instead of a spare. So access to the rear is pretty easy. Just with this angle on the top, slide the seat forward. Once inside, space isn't too bad, but room for my Ginevra. Presentiamo anche il nuovo colore della 500 by Diesel, questa fortunata limited edition fatta in collaborazione con la Diesel, uno dei marchi italiani più famosi al mondo, soprattutto nel fashion. Una macchina che conserva lo spirito dell'Urban Survival Vehicle. La vorremmo arricchire di questo colore, questo Midnight Indigo, che riprende anche le tonalità del denim, che ritorna anche nella Diesel, punto focale della loro offerta di quest'anno. È un metallizzato che ha questi riflessi sul rosso, e speriamo di poter arrivare già prima dell'estate con questo nuovo colore. La 500 by Diesel si arricchisce anche del nuovo motore 95 cavalli diesel, un motore molto prestazionale con bassissimi consumi, arriva a 104 grammi per chilometro, e introdurrà anche la versione con start and stop, che è un altro contenuto che sulla 500 in generale sta avendo sempre di più appeal verso il pubblico. E poi, non ultimo, con l'introduzione del nuovo Twin Air, che vedrà la luce commercialmente verso settembre, anche la 500 by Diesel si arricchirà di questo motore. Quindi praticamente la 500 by Diesel rimane ancora uno dei fiori all'occhiello di questa gestione di limited edition della 500, limited edition che percorrono un concetto di esclusività molto 500, dove l'esclusività non è tanto il prezzo. La macchina, anche la 500 by Diesel come le altre limited edition, sono molto abbordabili, quindi per tutte le tasche, ma dove l'esclusività è il concetto di quello che chiamiamo il situazionismo, cioè solo chi conosce 500, chi ama 500, che si interessa di 500, capisce che sta per arrivare qualcosa in numero limitato, e quindi cercherà di accaparrarselo. Quindi non è un problema di prezzo l'esclusività, ma un problema
di essere nel momento giusto, al posto giusto per avere la cosa giusta. E seguiranno anche per il prossimo anno, per quest'anno e anche per il prossimo anno ci sono grandi novità delle serie speciali, no, ovviamente non posso anticipare nulla, ma già prima dell'estate vedrete delle interessantissime novità.